Buongiorno a tutti, edizione straordinaria del nostro TG Salesiano News, per darvi gli aggiornamenti su come si sta vivendo questo periodo straordinario che va al di fuori del nostro vivere consueto ordinario. È uscito Salesiano News, il notiziario online che racconta la scuola. Lui è uscito, ma voi mi raccomando, rimanete in casa. Prossimamente, il mese di aprile, presenterà un numero speciale di Salesiano News, tutto su Covid-19. Quindi non perdetevi il prossimo numero. Ed ora abbiamo un collegamento esterno da Modena. Per l'esattezza dall'Appennino modenese, Marco Spaggiari, leader e cantante dei Controtempo. A te la linea, ci sei Marco? Credere all'amore e star sicuri, che anche se verranno tempi duri, lui non sarà mai in grado di tradire, perché la sua natura è non morire. E anche quando sembra complicato, credere a un amore rovinato che si porta dietro un suo peccato, da cui nessuno è stato dispensato. Credere all'amore e stare attenti a non lasciarlo andare, anche quando credi che se ne sia andato via. Buongiorno ragazzi, questa canzone si chiama Credere all'amore, ed è il secondo album nostro di Controtempo. Abbiamo fatto questa canzone, io ho scritto questo testo qualche anno fa, perché mi ero accorto un po' di una cosa. Io ho visto un buongiorno di Don Stefano dei giorni precedenti, in cui vi invitava in questo momento anche di quarantena a guardare dei bei film, ad ascoltare la buona musica, a leggere dei bei libri. Ecco, io mi sono accorto che spesso quando noi guardiamo un film o guardiamo una storia d'amore, diciamo che un po' le forme d'arte si occupano sempre dell'amore che nasce in quella forma di innamoramento inebriante, no? Che fa perdere la testa, oppure dell'amore che finisce, quindi un po' della tristezza e della disperazione che giustamente arriva in questi momenti difficili. Ecco, manca tutta la parte in mezzo, quella che è vita, quella che davvero vive. L'amore non è una cosa che va e viene indipendentemente dalla nostra volontà. L'amore, se poi avrete voglia di ascoltare la canzone intera, Credere all'amore, dopo il testo va avanti e dice che l'amore ha come natura non morire, però per non farlo morire serve impegno. E dice credere all'amore è anche lottare, credere all'amore è accogliere, credere all'amore è perdonare, tutti dei verbi che implicano un grande impegno personale, tutti dei verbi che implicano una fatica. Perché costruire l'amore giorno per giorno, quello che fa durare un rapporto nel tempo, che fa durare una famiglia, che fa durare un fidanzamento, ma che fa durare anche l'amore per quello che fate nel vostro studio, nel vostro mestiere, è quello che ogni giorno si rinnova sempre, col massimo dell'impegno. Ecco, vedete, spesso abbiamo un po' questa tentazione di avere questo amore che in realtà non è una ricerca di amore, ma una ricerca di gratificazione. E quindi non regge la prova. Quando c'è qualche momento in cui c'è bisogno di stringere i denti, l'amore cerca solo la gratificazione, l'amore è un po' diventa egoismo, quindi si molla tutto, si va a cercare qualcos'altro. Invece l'amore vero è quello, è l'unica cosa in grado di resistere alle difficoltà. E in un momento come quello di adesso, in cui c'è grande prova, io vi parlo da una baita di montagna, siamo tutti costretti a questo isolamento. Ecco, quando poi il mondo dovrà ripartire, c'è bisogno di ognuno di voi e che ognuno di voi porti la sua dose d'amore, perché l'amore è quello che è capace di trasformare le cose, di andare oltre le difficoltà. Perché l'amore non è una cosa a tempo determinato, come ogni tanto si dice, ma non ti amo più, l'amore è finito. L'amore non finisce, l'amore finisce se noi smettiamo questo impegno. Voi magari conoscete anche l'impegno nello sport, nell'allenamento. L'allenamento spesso non è gratificazione, è fare una gran fatica, però sai che poi questa gran fatica ti porterà del risultato. Ecco, anche nell'amore ogni tanto c'è bisogno spesso di stringere i denti, ma quello che poi si costruisce è qualcosa di
di incredibile, che dura nel tempo, che è un respiro di eternità, che cambia la vita, che cambia il mondo. E anche nell'ultima canzone, L'illusione dei pazzi, dice: per l'illusione di un pazzo che sa dire ti amo, la storia cambia la sua realtà. Ecco, l'amore ci fa assomigliare a Dio, e quindi c'è bisogno di tanta gente che poi porti amore nei propri rapporti, porti amore in quello che fa, quando questo momento di isolamento finirà. Buongiorno ragazzi, un caro saluto. Che non ci provano più, per l'illusione di un pazzo che sa dire ti amo, la storia cambia la sua realtà. Così sta la notte. Ringraziamo Marco Sfaggiari, leader cantante di Controtempo, che si è reso disponibile a dare questo. Grazie per l'attenzione, e a tutti voi ascoltatori, anche da parte mia, una buona giornata e un arrivederci a presto. Per dirti la verità, così stanotte sono qua. Per dirti la verità.